Sono Isabella di Iuola. Oggi insieme vedremo la nuova funzionalità che riguarda il tempo di pulizia dopo i determinati servizi e o trattamenti. Allora, vediamo subito come si fa. Ti basterà entrare sulla tua agenda Iuola, andare su menu e selezionare trattamenti. Ti premetto che adesso ti farò vedere tre trattamenti, come impostare tre trattamenti per sonno di parrucchiere e ciò che invece riguarda anche i centri estetici. Partiamo con i trattamenti tipici di un sonno di parrucchiere, quindi andiamo con colore, selezioniamo colore. Cosa è cambiato nella sezione trattamenti? Che oltre alla durata e al tempo di posa, se necessario, c'è il tempo di pulizia, sempre se necessario. Cosa vuol dire? Cliccando sulla I avrai tutte le informazioni che ti occorrono in qualsiasi momento. Quindi il tempo di pulizia si accumulerà tra gli appuntamenti, vuol dire che sotto ogni singolo servizio, se c'è un tempo di pulizia, lo vedrai e tra poco ti farò vedere anche come sarà sulla tua agenda. Poi, che è quel tempo che riserve per appunto sanificare, pulire le postazioni, le cabine, eccetera, eccetera. E puoi impostare questo servizio come obbligatorio o come non obbligatorio. Questo dipende da te, dall'organizzazione del tuo salone, in base a come è disposto il tuo salone. Ti ricordo che quando la cliente cambia postazione, ogni postazione deve essere sanificata. E quindi magari in questo caso, per i saloni che non lo utilizzano, è magari consigliato inserire anche la voce shampoo, perché il lavatesta richiede una sanificazione particolare, come ben sai. Quindi ti faccio vedere come fare. Semplicemente vado su tempo di pulizia se è necessario. In questo caso sì, per il colore sì, perché la cliente poi dal colore si sposta la lavatesta e quindi devo sanificare la postazione colore. Cosa faccio? Seleziono il minutaggio, quindi 15 minuti, che è il minimo in base alle impostazioni dell'agenda, in base a quello che è l'impostazione minima di orario della tua agenda Wala, e lo metto come obbligatorio in questo caso. Faccio salva. E questo trattamento è sistemato. Secondo trattamento, taglio donna. Benissimo, andiamo su. Mettiamo un tempo di pulizia di 15 minuti, però metto che non è obbligatorio, ovvero questo flag non lo considero. Salvo e anche questo trattamento è fatto, questo servizio è a posto. L'ultimo, mettiamo la piega. La piega che nel 95% dei casi è l'ultimo servizio che viene effettuato. Quindi cosa vuol dire? Che il tempo di pulizia in questo caso è necessario, lo rendo obbligatorio. Quindi metto il flag su obbligatorio dopo ogni trattamento. Salvo. Questo è quello che riguarda i parrucchieri. Passiamo ai centri estetici un attimo. Quindi vediamo Ceretta. Gamba intera. Ok, considerando che sarà svolto in una cabina, che dopo quel servizio, a meno che non ci sia un'altra ceretta, magari inguine piuttosto che braccia, e quindi quella cabina verrà utilizzata dalla stessa cliente, ok? Andiamo a selezionare il tempo di pulizia di 15 minuti obbligatorio. Facciamo salva. Anche in questo caso il processo è lo stesso, il concetto è lo stesso. Possiamo considerare magari anche manicure. Ok, tempo di pulizia, 15 minuti, obbligatorio e salviamo. Adesso vediamo insieme cosa succede sull'agenda, cosa compare sull'agenda. Semplicissimo, facciamo che mi chiama questa cliente e mi dice che vuole un appuntamento alle 15 con Sara e vuole colore, taglio e piega. Perfetto, selezioniamo tutte le parti che già conosciamo della nostra agenda, selezioniamo colore che c'ha già, come vedi, il tempo di pulizia già preimpostato. Se lo vuoi togliere, ti basterà cliccare qua e selezionare su 0. Mettiamo che lo togliamo, ok? Me l'ha dato di default 15 perché l'avevamo messo come servizio, come tempo di pulizia obbligatorio dopo questo servizio. Se adesso, ad esempio, selezioniamo taglio. Ok, se selezioniamo taglio, c'è anche qua il tempo di pulizia ed infine la piega. Ed infine la piega.
che c'è il suo tempo di pulizia. Se clicchiamo la conferma e quindi che l'appuntamento può essere messo in agenda, quello che ti comparirà è esattamente questo. Quindi, come vedi che taglio obbligatorio aveva il tempo di pulizia facoltativo, questa nuova parte dell'appuntamento, che quindi come vedi è rappresentata da uno spray per la pulizia, non c'è. Però cosa succede se metto taglio come ultimo trattamento e quindi lo sposto sotto? Il manager riconosce che è l'ultimo servizio che la tua cliente fa e quindi automaticamente ti mette che c'è un tempo di pulizia. Ti ricordo però che questo il tuo manager, la tua agenda te lo ricorda solo se nella sezione trattamenti il tempo di pulizia non corrisponde a zero, ma ad un minimo di 15 minuti. Quindi se nel tuo trattamento hai zero come tempo di pulizia, questa cosa il tuo manager non te la potrà ricordare. Cosa succede per la ceretta? Mettiamo che Erika mi prenoti una ceretta. È la stessa identica cosa. Ceretta gamba intera. Lo seleziono. E come vedi in agenda compare la stessa identica cosa. Cosa succede se ricambio di nuovo? Ad esempio in questo caso assolutamente niente, mi scompare il tempo di pulizia perché io avevo detto che era facoltativo e quindi il manager mi riconosce che l'ultimo trattamento che questa mia cliente di nome Isabella farà è la piega. Questo è, non cambiano i tempi di posa, non cambia assolutamente niente. L'unica cosa che ti ricordiamo è di focalizzarti molto quando cambi gli appuntamenti e quando li sposti su quello che è anche il tempo di sanificazione. Questa è quella che è la nuova funzionalità. Qualsiasi siano le tue domande, ci puoi scrivere in chat, scriverci una mail o chiamarci al nostro numero di telefono. Questo è un grande momento per poter iniziare. Questa è una funzionalità che ti può aiutare tantissimo nell'organizzazione. Qualsiasi siano le tue domande, scrivici e contattaci. Ci vediamo presto!